CGIL in piazza per dire meno fisco, più lavoro. Bisogna redistribuire, combattere l'evasione, far pagare le tasse a chi non li paga, istituire una grande tassa sui patrimoni e sulle rendite finanziarie, come si fa in tutta Europa, per recuperare risorse e fare un piano per il lavoro ai giovani. Contemporaneamente diciamo lavoro. Lavoro per quelle persone, circa 500.000, che non sanno dove finiranno con la cassa integrazione, lavoro per i giovani che sono disoccupati per il 40% in Italia, lavoro per tutti i disoccupati che arrivano al 18,4% sommati ai cassi integrati e ai lavoratori e alle lavoratrici scoraggiate. Quindi questo è l'obiettivo principale, con un governo che non è all'altezza della problematica che ci propone la crisi e non dà le risposte adeguate sui problemi più impellenti. L'ultimo piano che il governo ha presentato ieri sullo sviluppo è un piano che non risponde, propaganda elettorale, e non dà nessuna risposta né alla crescita né allo sviluppo.